Buongiorno, oggi vi parlo di questo libro che ho appena letto, The Journey of Joy, scritto in italiano, di Alberto Cancian. È un libro di un po' di pagine, un libro di più di 400 pagine, anzi circa 500 pagine, che parla di un viaggio che questo ragazzo, giovane, trentina anni, ha fatto. Lui per circa 3-4 mesi, 4 mesi, è andato in Asia, ha visitato Thailandia, Cambogia, Laos, Birmania, in India, poi è stato in Nepal ed è stato in Tibet. E lui racconta il viaggio che ha fatto. E come libro presenta alcuni aspetti un po' problematici. Allora, intanto un bel racconto. Lui quando racconta delle sue avventure, di come ha fatto questo viaggio, i mezzi che ha preso, dove ha dormito, cosa ha visto, è piacevole, si legge abbastanza facilmente e abbastanza piacevolmente. Ci sono due aspetti che lasciano un pochino così perplessi, che sono poi la caratteristica anche del libro che lui vuole dare. Allora, il primo riguarda la sua facilità del considerarsi esperto di quello che vede. Dopo due giorni che è in Thailandia, Bangkok, la prima volta che va in Asia, parla, scambia alcune parole con Mono, che è già dentro il clima asiatico. Non dico che crede di aver già capito tutti, ma insomma dà questa impressione, no? È l'impressione che si ha quando uno fa un viaggetto, che non è un viaggetto ovviamente, e poi ritorna ed è già esperto di tutto. Ecco, questo lascia un po' strano, perché insomma è difficile pensare che in 4 mesi aver visitato tutti questi paesi già si possa essere considerato esperto di queste cose. Insomma, ha fatto un viaggio bello, tante, l'ha fatto in modo intelligente, direi, in modo autonomo, organizzandosi. Su questo non c'è niente da dire, però insomma un po' vediamo un po' le misure, ecco, insomma, più di una volta, ma soprattutto le prime pagine già aspira a non considerarsi più un turista bensì un viaggiatore, insomma la solita un po' di retorica che insomma spesso troviamo in molti libri di viaggio. Il secondo aspetto, che poi è caratteristiche principali di questo libro, infatti si chiama Il viaggio della felicità, della gioia, è un, a mio parere, eccessivo insistere su questo aspetto, sull'amore, c'entra sempre l'amore, i problemi del mondo si superano con l'amore, quello che ho scoperto che è l'amore, donare amore è meglio che ricevere amore, sono concetti che non sono sbagliati, che sono giusti, che sono anche apprezzati, apprezzabili, e ho apprezzato, ma c'è bisogno di ripeterlo sempre, ogni piesso spinto, ogni volta che c'è qualche cosa di così un po' di bello, di umanamente importante, insomma, su cui non voglio minimamente pensare che non sia positivo, beh, insomma, insiste un po' troppo su questo. Lui ha visitato centri di intervento sociale, è andato a vedere la Calcutta, l'istituzione di Madre Teresa, insomma ha fatto molte visite di carattere spirituale, religioso, che sono positive. Però questa insistenza, ripeto, mi sembra un po' eccessiva. Questa partecipazione emotiva, bella, ma dopo stufa, insomma. Pare, non so se ho contato bene, ma si mette a piangere 7-8, racconta di essersi messo a piangere 7-8 volte, insomma, va a Bagan e piange, va in Cambogia e piange, va da Madre Teresa e piange, vede qualche alba, qualche tramonto, sono i tramonti e le albe più belle di questo mondo, insomma è un po' troppo insistente su questo aspetto, è un po' insomma stufa. Piacevole invece è la descrizione della settimana che ha imparato in un corso in India, se non ricordo, no, in Tibet, scusate, in Nepal, in un corso per meditare, imparare la meditazione,
E lì, vabbè, un pochino di spiritualità ci sta, insomma, sta bene, insomma. Però, ecco, questo è l'aspetto che non convince, più che altro per l'insistenza con la quale lui appunto parla di questo. Ecco, comunque è un libro che si legge bene, perché racconta dei viaggi, lui ha visitato mezza Asia, insomma, e l'ha fatto in pochi mesi, ecco, è lì il punto fondamentale, no? Comune a tanta gente, vai in Asia 3 mesi, 4 mesi, la visiti praticamente tutto e già diventi l'esperto di Asia. Ecco, questo lascia un po' a desiderare, insomma. Bene, comunque, è un libro comunque piacevole da leggere. Ne ha scritto un altro dal titolo The Journey of Joy Sud America, la Colombia, perché lui prima di questo era stato un anno o due in una missione, credo, in Sud America, e ogni tanto la tira fuori. È stato senz'altro molto importante per lui, perché l'ha formato e va bene, ha fatto bene, insomma, come persona. Immagino che sia una persona molto 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 piacevole, anche una persona seriamente impegnata dal punto di vista appunto anche spirituale barra religioso. Bene, Journey of Joy, Asia, Kanchan, e l'autore è, no, voglio dire, l'editore, boh, non ricordo, non riesco a vedere che editore sia, ma l'ho trovato. Che strano. Va bene, non ha importanza. Buona lettura.